Beh, l'America è un paese bello, affascinante, però è anche un paese strano, pieno di contraddizioni. Tu lo sai, per esempio, che John Wayne era frocio? No! Che notizia! È la vita mia, sì che è un'odissea. Mavis, mi fa una pippa. Mi passi il sale, per favore. Un po' come? Sì. A me mi cacciavano da scuola perché menava a tutti. Sei sempre stato come un seme di violenza dentro di me. Non ho mai capito il perché. Forse perché allora c'avevo il fisico. Adesso mi vedi un po' così, ma... Ce l'avessi io il fisico suo. No, no. Allora ero bello come il sole. Pure adesso, però. Solo che non sapevo che fare, che inventare. Così optai per il mare. E così un giorno me ne uscii da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battendo bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. Feci due volte il giro del mondo. Beh, insomma, in quei due anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi... sono stato con le donne. Con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. La gente che ho visto morire per le strade di Bombay, a profusione proprio. Fu allora che dissi: Manuel, fatti da solo. E allora andai a Parigi a fare il cameriere. Lì che ti incontro? Una donna, bella, ricca, importante. Coi? No, personalità. Insomma, ci sposammo, per un po' fummo pure felici. Solo che lei aveva il vizio di bere. Beveva, beveva, beveva. Lei è quell'amico suo. Quel Richard Burton che mi è sempre stato qua. Richard Burton! Richard Burton. Poi una sera Burton mi vomita sulla moquette del salotto. E quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non ci ho visto più. L'ho preso e l'ho sbattuto fuori di casa. Certo che la vita sua è veramente un'odissea. Ma quella storia del cargo liberiano, piuttosto la Liberia dov'è? Al nord o al sud? Non è vero niente, ti ho raccontato un sacco di fregnacce. Ma perché... Così, perché mi annoio, e così sogno, invento, divago. Ieri a quello dell'Enel gli ho detto che ero feroce.